Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rishagfly e da questo momento, cioè in precedenza di questo momento non ho fatto veramente tanti video perché ero molto impegnato con la scuola. Però siccome sono uscite le vacanze, mi è venuta voglia di fare questo video e adesso, o meglio dire, quest'oggi è un giorno veramente speciale. Perché oggi ho ottenuto il mio primo server privato, ovvero GL-Clash Royale, da un video su YouTube. Adesso il link del server privato lo trovate qui sotto in descrizione. E adesso ci divertiremo un pochino a giocarci. Allora, ci ho già giocato un pochino all'inizio, infatti ho sbloccato lo stregone di ghiaccio dallo shop, ovviamente. Qua all'inizio potevi aprire un baule omaggio che praticamente non era proprio di legno, era come quello della corona, però aveva solo tre carte e conteneva solo comuni. Intanto guardate che ci ho sbloccato, bensì i pipistrelli. Intanto qua abbiamo un sacco di obiettivi che ci procurano delle gemme che ci fanno sempre comodo. Ok, noi prendiamo le gemme e intanto andiamo ad aprire. Oh, bene, siamo avanzati di livello e andiamo ad aprire un po' di bauli. Cominciamo ovviamente da quello gigante. Abbiamo sbloccato un sacco di carte, tra cui anche il Tesla, che sì, in questi giorni mi fa comodo. Ok, poi abbiamo oro, Goblin Lancieri, bene, Gigante Royal, Arcieri, Scheletri sbloccato, Barbari, Domatore di Cinghiali, Stregone per 17, giusto 50 per portarlo a 6, e infine un'epica, il principe, che adesso ce l'ho al 3 e potremmo dopo potenziarlo al 4. Ok, benissimo. Ora abbiamo sbloccato intanto un altro obiettivo, sempre buono. E qua abbiamo delle nuove carte, tra cui i goblioncieri, i barbari, benissimo. Ci potenziamo un po' questo. E infine andiamo con bel baule super magico. Ok, scheletri. Gang di goblin, buona. Lapide. Barile d'ossa. Allora, questa qui sarà una carta che sarà disponibile nel prossimo aggiornamento. Questo lo dico solo per quelli che non sanno, tipo, le carte che saranno nel prossimo aggiornamento. Sì, Barile Goblin non mi sta molto simpatica, però vabbè. Come le bei barbari, adesso ci sarà ovviamente un'altra epica. Congelamento, e poi ci sta la leggendaria. Vediamo qual è. Che figa però la nuova animazione. Altra volta stregone di ghiaccio. Vabbè, comunque è buono. Adesso questo qua lo skippo. Oh, mi ha dato direttamente i pipistrelli senza manco darmi loro. Forse perché avevo già 1 milione di oro. E quello è il massimo di Clash Royale. Che principe? Oh, però ci sta un'altra leggendaria. Vediamo qual è. Cimitero, un'altra nuova leggendaria sbloccata. In un prossimo video, se raggiungiamo per questo video 10 like, farò un video dove utilizzo solo un deck con leggendarie. Ah, tra cui incluso il Gran Cavaliere. Io conto su di voi e ce la possiamo fare. Fornace, bene. Specchio si sì, è sbloccato. Questo mi serve per fare le combo con le leggendarie. Congelamento e un'altra leggendaria. Io spero nel boscaiolo. Fuorilegge, sempre buono e mi fa molto comoda. Allora, qua siccome io non ho un account Google Play, purtroppo non posso ottenere altre gemme. Perché altrimenti se avevo un account Google Play, potevo ottenerle molto comodamente. Apriamo un altro baule magico, super magico, scusate, perché voglio ottenere sempre nuove carte. Intanto specchio, dopo ce lo potenziamo. Bocciatore sempre mi fa comodo. E qua ovviamente un'altra leggendaria. Sì, stregone elettrico, questo qua è buonissimo. Allora, abbiamo sbloccato un altro obiettivo, tra cui anche un altro, perché ci sta, eccola qua. Eccolo qua. Ci sono tutte le arene. Io sto nella Lega 1. Qua ci saranno le nuove carte, che sarebbero il barile, scusate, il cannone a rotelle, la macchina volante e il Gran Cavaliere. Questa qui, la leggendaria. E
Io spero di trovare subito il Gran Cavaliere. Oh, intanto abbiamo sbloccato il boia. Vediamo, ti prego, il Gran Cavaliere, ti prego, quello. Minotauro, vabbè, sì, l'uomo talpa, come dice Nex. Che pecca, bene. C'è Bottaniere. Ecco qui una nuova carta che sarà disponibile dal prossimo aggiornamento. Principe. Ok, un'altra leggendaria per il Gran Cavaliere. Scintilla, sempre buono. Ok, Cavaliere, scheletri. Spiriti del fuoco. Stiamo sbloccando un sacco di carte. Sì, clonazione, questo qui mi serve. Dopo facciamo tipo un deck con 4 scintille. Ok, adesso andiamo nel deck e ci potenziamo innanzitutto il P.E.K.K.A., tutti i pipistrelli, finché possiamo. E intanto mi voglio potenziare lo specchio. Ah, vabbè, sì, innanzitutto lo strego elettrico, la clonazione e infine lo specchio. Ok, bene, adesso vabbè dai facciamo, bene, vorrei fare per voi una combo con tutti, con quattro stregoni elettrici, quindi clonazione e infine uno specchio, mettiamo qua, ci mettiamo i goblin, carte scarse. Per poter attaccare comodamente. Ci mettiamo anche una fuorilegge. Dai, magari riusciamo a fare anche una combo di quattro fuorileggi. Penso così si può dire. Che spiriti del fuoco. Frecce. Un'altra carta che costa poco. Magari che costa due. Gli scheletri, buonissimo. Ok, dai. Vediamo. Tanto la nuova carte pipistrelle è veramente figa. Non proprio nel gameplay, ma più da come sono fatte. Che lui ci mette uno stregone elettrico e noi gli mettiamo i pipistrelli, solo per contrastarlo. Ok, lui ci mette i pipistrelli, tanto quelli hanno veramente pochissima vita e noi li facciamo subito fuori. Allora. Dunque, facciamo così. Tac. Tac. E infine, con la clone. Tac. Ok, quattro stregone. No, purtroppo ha colpito quello davanti, quindi saranno tre. Benissimo, così. Stiamo andando alla grande con tre stregone elettrici. Mi piace molto questa combo. Ok, qua ci mettiamo un altro. E abbiamo vinto questa partita, a quanto pare. Sì, tre corone. Benissimo.